Quindi quello che volevo dire in pratica è, non voglio entrare nel merito della vicenda, perché evidentemente lascio a chi deve decidere e fare le proprie valutazioni. Sono troppo rispettoso della magistratura o di chi sta indagando. La mia speranza è che se indaga e guardi gli elementi, la cosa avranno un risvolto, a mio avviso, positivo. Perché le cose non sono quelle che dicono, sono queste. Allora ho detto, chiamo i giornali più rappresentativi della provincia, gli spiego come le cose, non sono né più né meno che le carte che ci sono e che sono in possesso chi sta indagando, quindi la me vorrei evitare di entrare nella vicenda quella espressa, anche in questi giorni, che comunque dei controlli stanno verificando, eccetera. Presidente, quindi lei ribadisce la legittimità delle azioni della SERIT nel merito dell'acquisto del terreno sul quale poi verrà edificato il capannone per la sede? Certo, perché noi abbiamo fatto tutte le azioni che c'erano da fare, siamo tranquilli sotto questo aspetto. È evidente che noi, è stato frainteso probabilmente da qualcuno, noi non siamo interessati all'acquisto di terreni o valori di terreni, ma abbiamo acquistato un capannone su un terreno a condizione che fosse edificabile e finanziabile. Per cui per noi, fino a quando non è stata approvata la richiesta di concessione edilizia, noi ci siamo stati tranquilli. È evidente che nel momento in cui io devo, in base agli accordi, andare avanti nelle procedure di cui mi sono impegnato a fare, devo fare quello che devo fare. Assolutamente non sento il minimo peso sotto questo aspetto. Le accuse sono pesanti però. Beh, insomma, dipende da come le prendi, nel senso che c'è un detto, male non fare, paura non avere. Io sinceramente, sotto questo aspetto, il peso delle accuse, sinceramente preferisco, infatti ve l'ho detto anche a voi, discuterlo con le persone che hanno diritto e il dovere di verificare quello che c'è da fare. Non ho ancora capito le pesantezze, se è rivolta a me o ad altri, questo non lo so, però sinceramente così vista... Corruzione, abuso, truffa. Beh, insomma, io non ho corrotto, non ho fatto abusi, non ho fatto truffe, quindi non parlano certamente, ma nessuno delle persone che io sappia hanno avuto situazioni di questo tipo. Dopo è evidente che preferisco che questo venga valutato in serenità e non certamente attraverso il sistema mediatico. E come mai il terreno è lievitato così 3 volte di più dall'inizio, dalla prima parte dell'acquisto? E come ho spiegato, non è il terreno che lievita, è l'operazione che fa il proprio, perché in effetti chi ha venduto il terreno deve fare delle opere di urbanizzazione, deve costruire sopra degli immobili, deve fare delle altre cose, quindi il terreno avrà avuto anche lui i suoi legali. Non credo solo il comune di Rivoli che paga cari i suoi, avrà avuto i suoi legali da pagare e avrà avuto le sue problematiche, ma questo non è che io lo posso conoscere, perché allora sì, scatterebbe quel discorso. Io queste cose non le so, non perché non le voglio sapere, non mi interessano, cioè non le voglio sapere. Mi scusi Bissoli, ma allora perché comprare un terreno e non fare un bando e invece prenderlo direttamente tutto, insomma, da un costruttore? Se io avessi preso un terreno e poi il comune di Rivoli mi avesse negato la concessione, io avrei sprecato dei soldi per niente. E non possiamo correre questo rischio. Noi non siamo un'azienda che può piantare patate o lattuga e quindi in un terreno ci pianto degli spinaci. Purtroppo noi abbiamo bisogno di un capannone e ci serve anche velocemente, perché qua ci è stato chiesto da più parti, dal sindacato e altri. E in più la nostra azienda ha deliberato di capitalizzare la propria attività, per cui capitalizzando, evidentemente costruendo un immobile, la prima forma di investimento di capitalizzazione.